Okay. Loano, comune capofila dell'Unione dei Comuni, il timore è che, diciamo, come comune capofila fagociti gli altri, oppure no? Ma questo non è assolutamente vero. Abbiamo cercato anche nei meccanismi di voto all'interno sia della Giunta che del Consiglio dell'Unione di rispettare tutte le autonomie. Non c'è la volontà né di fagocitare né di espandere il proprio territorio, se questo deve essere il timore. Anzi, è quello di collaborare tutti insieme per la buona riuscita dell'Unione, della Riviera, delle Palme e degli Ulivi. Allora, per il momento sarò il presidente transitorio, poi ci sarà la votazione all'interno della giunta sulla scelta del presidente di questo biennio. Come dicevo poc'anzi, abbiamo cercato di collaborare fra tutti proprio perché non ci fosse un'egemonia di un ente piuttosto sull'altro. Anche il fatto che ci sia l'alternanza ogni due anni del presidente è il sintomo anche di questo risultato che abbiamo ottenuto. Quali sono i primi lavori? Ovviamente far partire la macchina, non facile, non un lavoro semplice, ma credo che con la collaborazione di tutti, con la collaborazione degli enti e di tutto il personale si riuscirà a fare un grande lavoro per il nostro territorio. Si è parlato di nuovo di allerta meteo, di collaborazione, adesso che c'è l'unione però dovrete tra i primi passi forse fare un piano di protezione civile comune. Beh, questo Comune di Loano è già dotato del piano di protezione civile. Il piano di protezione civile dell'Unione dei Comuni della Riviera. Sì, probabilmente dovremmo lavorare in questa direzione. Uno, noi abbiamo dovuto presentare anche un cronoprogramma per il passaggio delle funzioni. A ottobre 2010 c'è il passaggio della funzione della protezione civile dai comuni all'Unione. In questo senso credo che per il prossimo anno potremo essere attrezzati perché si possa tutti insieme intervenire dove ci sarà più necessità.